Allora andiamo alla crescia. La crescia che è praticamente la focaccia, è un tipo di focaccia della tradizione. E viene fatta con farina e lievito madre, lasciata lievitare e poi viene cotta nel forno a legna. Eccolo qua, che bello, che hanno portato il forno. Facciamo un applauso a questi signori che sono riusciti a portare in piazza il forno. E questa qui è la crescia appena sfornata, bella calda. Ma si assaggia, ma posso fare questa cosa qui? Che è la cosa più buona. Non si dovrebbe mangiare il pane caldo, però è la cosa più buona che ci sia. È buono, eh? Adesso è buono. Poi viene farcita con le erbe di campo, formaggi e salumi vari. È giusto. Ancora calda, è ancora così buona. E si deve mangiare adesso. Allora invitiamone la gente, venite, va che fa freddo. Mangiate anche voi, venite, venite, venite. Così almeno si riscaldano un po', eh. Bravi. Allora andiamo di qua invece, queste signore che hanno preparato le ricette con i fagioli. Come si chiamano questi fagioli? I fagioli di Laverino. I fagioli di Laverino, sono dei fagiolini Laverino. Di... Eh? Laverino. Laverino, scusate. Non fa niente, non ti preoccupare. Questi sono con la salvia. Sì. E questi sono con le salsicce. In umido. In umido. Allora, qual è la caratteristica dei fagioli di Laverino? Sono molto teneri e hanno la buccia molto sottile, sono delicatissimi al palato. E sono anche molto difficili da raccogliere. Molto difficili, sì, da perché coltivare. Sono dei fagioli rampicanti e hanno bisogno dei tutor. Sì. E allora dove li raccogliamo questi fagioli? Perché questi... ce ne sono pochissimi, sì. È un prodotto di nicchia, sì. Buono, ancora con agricoltura biologica, sì. Vero? Sì, sì, sono con le frasche. Si mettono a maggio e poi si raccolgono da agosto fino ad agosto a settembre. E ce li abbiamo per tutto l'inverno, è praticamente diciamo il sostitutivo della carne. Buono, eh? Sì. Da un bacio? Grazie. Allora, dopo gli assaggio, dopo, la signora è arrabbiata perché non ho assaggiato i fagioli, ma gli assaggio dopo. Buongiorno. Allora, buongiorno, questi due ragazzi, marito e moglie, sì. Continuano anche loro una grande tradizione di famiglia. Sì. Qual è? È fare il pane con un lievito antichissimo, il lievito madre, creato dai nonni, portato sempre avanti per generazioni, okay. Sempre tramandate. Cosa ecco. Diciamo ai giovani che vogliono continuare come voi le tradizioni dei nonni? Devono continuare perché erano quelle che noi ci mandavano avanti, ecco. E che ci faranno andare avanti ancora di nuovo, sperando. Con la tradizione rimane anche il sapore di una volta, questo non dimentichiamocelo mai, e in questo caso la conoscenza fa la differenza. Verissimo. Bisogna verissimo. Ascoltare i nostri vecchi. Senz'altro. E più è un circuito chiuso perché tutto l'anno nessuno si può muovere perché deve essere dietro al lievito, è un figlio. Questo praticamente loro non vanno in vacanza, si portano dietro il lievito madre e lo rinfrescano sempre. Esatto. È bello. Quindi sono felici però. Grazie. Bravi ragazzi. Grazie. Che c'è? Ah, ho dimenticato il guanto. Grazie signora. Mi seguono loro. Mi accompagnano. Buongiorno. Allora qua una coltura recuperata. Sì. Venga qui. Allora la questa... Mia... La mela del Papa. La mela del Papa, Leone. XII. XII. Inizi dell'Ottocento. E ne erano rimaste solo tre piante. Solo tre piante? Solo tre piante. E chi è che ha recuperato questo bene storico? Lo stanno questo patrimonio? Il vivaio regionale. E adesso finalmente diciamo è salva. Eccola qua, è salva. Sì. Grazie. Vedo là delle signore che hanno preparato proprio per Linea Verde, per questa giornata. Signora, venga da me, venga, venga. Perché lei non ha dormito tutta la notte stanotte, è vero o no? Ho dormito. Ha dormito. Ma che cos'è questo dolce così lungo, così buono? Questo è un dolce particolare, molto povero. Molto... Questo risale all'Ottocento, ce l'ha trasmesso le nostre nonne. Venite un po' ad assaggiarlo questo dolce che è buonissimo. Tra poco l'assaggio anch'io, eh? Perché io tutte le volte passo tra i tavoli e non riesco adesso, mai ad assaggiare niente. Adesso è povero. Prendete! Prendete e servitevi. Questo adesso era povero, adesso l'abbiamo un pochettino arricchito perché ci mettiamo un pochettino di rum. Hai capito? L'abbiamo arricchito con il rum. Mangiatelo che scalda, questo dolce. Grazie, tra poco passo, Complimenti. Allora arriviamo qui e vi voglio mostrare un'opera d'arte davvero unica. Queste signore prendono i fiori e che cosa fanno? Prendono i petali e compongono dei quadri. Intanto grazie, questo quadro è meraviglioso, un quadro dedicato proprio a Linea Verde a Rai 1. Facciamo un applauso a questo quadro che è fantastico. Allora, petalo per petalo loro compongono questo quadro. Sì. Quanti fiori ci sono e quali ci sono qui?
Fiori di tutti i tipi. Quelli adesso blu cosa sono? I petali blu? Quelli blu sono crisantemina e insieme uguale a quella verde che sta usata adesso. Il bianco? E lo stesso, crisantemina, il bianco in polvere e poa, che è una specie di spiga tipo grano, bianca e la utilizziamo appunto per fare delle polveri. Ma che meraviglia, davvero bello, complimenti, complimenti. Siamo qua, siamo giunti alla fine. Ci manca soltanto il nostro brindisi e anche qua c'è una bottiglia speciale per noi oggi, è vero? Allora, questa è una bottiglia dedicata intanto di nuovo a Linea Verde. Allora, questo è un metodo antichissimo ripreso, giusto? Perché non è uno spumante normale affinato sui lieviti, che cos'è? E questo è uno spumante che noi abbiamo chiamato, realizzato con il metodo benedettino, perché a Fabriano ci siamo messi in testa di riscoprire la nostra antica tradizione. Custodiamo nella biblioteca un libro antichissimo del 1622 dove Francesco Scacchi, un medico benedettino, scrive proprio come si faceva all'epoca lo spumante. E sappiamolo. E l'abbiamo dedicata a Linea Verde. Grazie. Allora io vorrei ringraziare il comune, il sindaco, l'assessore, tutti quanti, ma soprattutto questa regione fantastica che sa che cosa vuol dire l'accoglienza. Grazie mille davvero alle Marche, grazie a Fabriano, grazie a tutti. Un brindisi, Linea Verde, sindaco, prenda il bicchiere, brindi con noi. Eccoci qua, auguri, 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 buona Befana, un po' in ritardo. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre Linea Verde, sempre alle 12.20 e sempre su Rai 1. Cin, grazie.